Alta Roma, una bellissima occasione per i nostri ragazzi per mettersi, per farsi vedere, per far apprezzare il lavoro che hanno fatto per 3 anni di studi allo IED, perché il loro sogno realizzato, il loro progetto di una sartorialità molto decostruita. Questo legame anche col territorio è importantissimo, perché la poesia che si può trovare nello studiare in una città d'arte come Roma e i tempi che sono senza la competizione, senza questa fretta di dover realizzare a tutti i costi, ma darsi il tempo di studiare i tessuti, di studiare le lavorazioni, di studiare tutta la modellistica, questo fa sì che Roma diventa un polo fondamentale per la formazione della sartorialità e anche di un pret-à-porter contemporaneo e anche di qualsiasi tipo di moda che trovate dei contenuti veramente sartoriali. Una manifestazione di questo genere rappresenta anche un'opportunità di lavoro per i ragazzi? Assolutamente sì, è una grande opportunità di lavoro. I ragazzi già da domani incontreranno le aziende, ci sono già tantissimi appuntamenti fissati da noi a scuola e hanno anche, alcuni addirittura stanno già lavorando, okay, perché sono molto dinamici, noi li aiutiamo anche molto a essere dinamici, a presentare i loro lavori, quindi quello che abbiamo visto oggi è la potenza del loro lavoro, ma che è supportato da grandi gruppi di ricerca, da portfolio, da tantissimi altri tipi di progettazioni. Per quanto riguarda il Comune di Roma, vi ha appoggiato, vi ha agevolato? Ma una manifestazione come Alta Roma è una cosa meravigliosa, perché io credo che raggruppare qui in questo anche cornice meravigliosa, no? Perché è un po' decostruita come siamo, esatto, tutta Roma in questo momento, è un po' decostruita, ma io sono convinta che sia proprio il momento perché possa risalire a tutti i numeri per poter fare un bellissimo lavoro.